Nel momento in cui il paese attraversa una crisi tra le più drammatiche della sua storia, con effetti sociali devastanti, i partiti di governo si scontrano su logiche e contenuti lontani dai bisogni veri del paese. La Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, scende in piazza ed avanza alcune proposte. Noi a questa crisi di una politica che oramai discute e litiga come una comitiva al bar, contrapponiamo invece problemi delle italiane e degli italiani, avanziamo alcune proposte per utilizzare i fondi europei. Hanno varato una legge di bilancio che non dà risposta ai bisogni del paese, ha aggiunto ancora Cerbo, come ad esempio a disoccupazione e precarietà diffuse, all'aumento della povertà e delle disuguaglianze, alle aspirazioni delle donne e dei giovani per un futuro senza più discriminazioni. Non hanno avuto nemmeno la dignità, aggiunto ancora Cerbo, di tagliare l'enorme spesa militare. E quindi chiediamo un piano di assunzioni, 500.000 assunzioni per rientrare almeno nelle medie europee, non lo dicono, ma nella scuola, nella sanità, nei servizi sociali, nei servizi pubblici, l'Italia è molto al di sotto. Abbiamo bisogno di una sanità che funziona, dobbiamo porre fine alle classi pollaio, noi abbiamo una media di alunni per classe a scuola molto più alta degli altri paesi, dobbiamo investire nel trasporto pubblico e poi proponiamo che ci sia il blocco dei licenziamenti per tutto l'anno e l'introduzione di un reddito minimo garantito a tutti quelli che rimarranno senza salario, senza retribuzione, precari, agli autonomi che vanno in crisi a causa del Covid. Insomma, bisogna mettere al centro i problemi delle persone e non nelle carriere di personaggi che si spostano da destra a sinistra a seconda della propria convenienza.